Buongiorno a tutti e ben ritrovati su Viaggi e Volti. Oggi dalla Pineta della Feniglia in Toscana diamo il benvenuto a Guido Freddi, il nostro ospite antropologo, guida escursionistica, esperto di mindfulness e anche creatore di questa disciplina nuovissima nel suo genere eppure dalle radici antiche, il mind track. Quindi chiediamo proprio a Guido che cosa si intende per mind track. Mind Track è una fusione delle pratiche contemplative camminate che vengono soprattutto dal Tibet, dall'Himalaya, e contemporaneamente anche però legata alle nostre tradizioni dei cammini attraverso l'Umbria e il Centro Italia, in particolare il Cammino di San Francesco e quelli vari San Benedetto, i grandi meditanti medievali. Ed è finalizzato a fondere sostanzialmente meditazione e camminare, che sono due cose molto in realtà naturali per noi esseri umani. E ci sono dei requisiti particolari, nel senso chiunque può fare il mind track oppure bisogna avere una preparazione, diciamo, precedente a questo approccio? Assolutamente chiunque, dai bambini, anzi, dato che in realtà poi è anche un aspetto di benessere importante, anche terapeutico, in caso che si lavori in collaborazione con psicologi e psicoterapeuti. Senz'altro può essere fatto da chiunque, viene fatto da persone di qualsiasi età, dai bambini a persone anziane. Ovviamente può essere fatto anche da persone più sportive, quindi si può fare mind track in montagna più impegnativa con grandi dislivelli, ma non è un requisito, anzi. Quindi incoraggiante anche per chi volesse cimentarsi. Tra l'altro, molte persone pensano magari che solo durante la bella stagione si possa andare in natura, camminare. Invece non è così, anche i mesi invernali offrono la possibilità di sperimentare percorsi emozionanti. E tu, diciamo, per questa stagione più fredda che si avvicina, che tipo di percorsi, di zone, di itinerari potresti suggerire? Beh, sicuramente un aspetto molto bello dell'autunno sono le grandi faggete che sono ai confini del Lazio, dove le foglie si trasformano in rosso, sono veramente spettacolari. Io Forca adoro d'Acero, per Forca esempio. d'Acero, è un esempio, i Sembruini, ma ci sono alcune faggete che si chiamano, tra virgolette, faggete depresse, semplicemente che si trovano a una quota più bassa del normale, che si trovano vicino. Oriolo Romano ce n'è una Sì, splendida. Si bellissimo. cammina poco e si arriva rapidamente in un ambiente che, malgrado sia una foresta, è un ambiente aperto, luminoso e Stupendo. coloratissimo. Meraviglioso. E ricordiamo anche ai nostri followers che chi volesse magari avere, come dire, conoscenza più approfondita delle tue iniziative, c'è il sito mindtrack.it, quindi Esatto. www.mindtrack.it. E infine un consiglio anche pratico per affrontare una giornata di mind track: quali sono i requisiti essenziali a livello di, non so, abbigliamento, proprio pratici per dare dei consigli a chi vuole sperimentare? Un piccolo dettaglio, ma molto importante, è che siccome bisogna stare bene, essere confortevoli, è inutile cercare di essere troppo trendy. Scarponcino alto alla caviglia lo consiglio sempre, perché la storta è una sciocchezza che vi rovina tutta la giornata e probabilmente anche qualche mese. Seconda cosa, avere un abbigliamento adeguato, possibilmente a strati, per cui partire con uno strato traspirante sotto, uno strato di pile sostanzialmente, sopra uno shell, qualcosa che protegga dal vento e dalla pioggia eventuale. Sono giornate brevi, per cui bisogna cercare anche di vedere quando è l'alba e quando è il tramonto, perché in questi giorni il tramonto è alle 4:45 del Appunto, pomeriggio. quindi insomma adattare anche la propria attività a quello che è il passaggio delle stagioni. Ringraziamo tantissimo Guido, vi invitiamo a, se siete interessati, a seguire il suo sito, le sue bellissime escursioni e se volete continuate a seguirci anche su Instagram, follow us on Instagram too and subscribe the channel, iscrivetevi al canale se vi fa piacere e vi aspettiamo per nuovi appuntamenti su Viaggi e Volti. Ringraziamo ancora una volta Guido Freddi, un grande saluto dalla Pineta della Feniglia a tutti voi, a Grazie presto! mille, grazie a voi.